parleremo di alcuni film che era meglio non vedere o produrre. Ecco, molti di questi film fanno anche parte del Razzie Awards, che è una classifica americana che ogni anno detiene i vincitori dei peggiori film. Molti di questi film sono famosi e ho voluto inserire maggiori film in commercio come inguardabilità tra i più famosi, non tenendo conto di vari B-movie o film poco conosciuti. In questa classifica ci sono i film che non avremmo mai voluto vedere. Direi di partire subito con i film che secondo me sono risultati quasi inguardabili. Eccoli qua. Tutti i film che ho inserito hanno in comune una cosa, oltre che non essere film sconosciuti, è che avevano un discreto budget per la produzione, quindi questa è la cosa peggiore, che sono film stati fatti solo unicamente per cercare di fare business senza tener conto di altro. Infatti, il pubblico se ne è accorto subito e li ha bocciati così. Hanno avuto uno scarso successo anche al botteghino, ricevendo anche vari premi come film inguardabili. Non ho voluto inserire Battaglia per la Terra, un film del 2000 di Roger Christian con John Travolta, perché nonostante sia considerato uno dei film peggiori in assoluto, io l'ho trovato, almeno per quanto riguarda l'intrattenimento, sufficiente. Anche qualcosa meno, magari, ma non a livello di altri film. Salute, e alla prossima.